Lega. Giulino Alemano. Presente. Paolo Stefano. Presente. Norvegia Caterina. Presente. Vincenzo Francesca. Piero Luigi. Presente. Abate Jacopo. Presente. Amendoni Matteo. Presente. Amele Elisa. Presente. Guastavino Paolo. Presente. Gamma Paolo. Presente. Natalia. Presente. Trame Marco. Presente. Grazie. Seduta ebraica, cominciamo col punto numero 1 all'ordine del giorno, approvazione e elenco pieni quindi della redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016-2018, per il senso dell'articolo 58 del decreto legge 112-2008. La parola assessore al vice sindaco. Sì, come di consueto prima dell'approvazione del bilancio si porta l'approvazione della creazione della valutazione immobiliare dei beni che per quest'anno del 2016-2018 rimane invariata rispetto comunque anche agli anni precedenti. E i beni che andremo a dismettere sono i seguenti. Numero 8 posti in moda, parliamo dello spazio dell'Arco Lupi, ex apro la discussione, ci sono interventi? Sì, grazie. Ecco, da questo ordine del giorno è veramente complicato, no? Perché lo vedremo poi nel bilancio di previsione. Qui si dice che è intenzione comune mettere in vendita alcuni beni. Nello stato attuale però questi beni, dato la complicazione in questo momento anche del bilancio preventivo, non vengono definiti a cosa servirebbe la vendita di questi beni, no? E le complicazioni anche dovute un po' al patto di stabilità e di contabilità sicuramente rendono complicato il vendere con l'impiegare questi denari, no? Perché i tempi, sì che questo è un piano triennale, però ecco, dovranno essere studiati molto attentamente per fare in modo che i soldi eventualmente recuperati dal vendita dei beni possano essere brevi, perché sennò si rischiano di perdere questi soldi, come sappiamo. Ecco. Quindi è un'operazione che la maggioranza intende fare, ma che vediamo un pochettino a rischio proprio per la complicazione in questo momento, a parte alcuni valori che ci sembrano forse un po' fuori mercato, parlo di quelli dei box in giardino dove sono costruiti e li valutate circa 60.000 euro cada uno, quindi probabilmente anche fuori mercato, ma al di là di questo, cioè, ecco, si potrebbe eventualmente, visto la complicazione del momento, anche provare a cercare di recuperare qualcosa, magari mettendo in affitto una parte di questi beni, non lo so. Non so se la scelta di vendere con le complicazioni di questo momento, tra quello che si riesce a realizzare, quando si riesce a realizzare, se mettessimo in vendita oggi qualcosa di questi beni, siamo già a fine febbraio, ora che fai tutto il indicatamento, magari ci vanno a vendere verso dopo l'estate, magari, e diventa veramente difficile per impiegare questi soldi. Ecco, quindi volevamo solo sottolineare questa difficoltà e mettere un pochettino, suggerire di eventualmente prendere in considerazione non la vendita, ma in questa fase, finché non si assesteranno anche un po' le cose sul patto di stabilità, che abbiamo visto quest'anno comunque aperto una finestra per poter eventualmente piegare meglio queste cose, ecco, ragionare se non c'è un'altra strada da percorrere, anche per rischiare meno di vendere e magari non poter utilizzare bene questi soldi.
Sì, sicuramente il ragionamento sviluppato è coerente con quello che è l'attuale momento che riguarda i bilanci, soprattutto i bilanci dei comuni e le normative che vengono messe in atto dal governo in questi anni. Noi parliamo di bilanci dinamici in questi ultimi anni, dove le amministrazioni devono cercare sempre di più di mantenere tutte queste considerazioni e tutte le tempistiche che sono legate in continuo riferimento e verifica delle condizioni. Difatti avevamo anche pensato a un discorso legato al momentaneo, quindi all'affitto di questi spazi, anche se ci sembra così da una ricognizione così molto parziale sia ancora più complesso per noi svolgere questo tipo di attività, però non escludiamo di poter andare anche verso questa direzione. Volevo aggiungere che per quanto riguarda la questione dell'utilizzo, tanto teniamo conto, come già detto dal consigliere Cappa, che sono triennali, cioè il dimensionamento nel momento in cui si vendono si può calcolare, tanto per essere chiaro. Perciò si può calcolare il periodo del quale dal 2016 al 2018 è opportuno fare le alienazioni. Non è detto che ci siano finestre di utilizzo, possibilità di utilizzo di fondi propri principalmente, e credo che oltretutto siano beni, in modo particolare, devo dire col prezzo che dicevamo, molto appetibili. Per noi abbiamo già avuto parecchia gente che è venuta a informarsi per comprare proprio gli eventuali possibili realizzazione dei box nel cinema Giardino. Avete visto che nel bilancio l'abbiamo congelati, non abbiamo deciso l'utilizzo, proprio perché se non si vende è inutile decidere l'utilizzo, visto che qualche comune vicino ha deciso l'utilizzo anche se non aveva incassato delle cose, si ritrova fuori bilancio 1.600.000, noi abbiamo prudentemente preferito mettere, però avere sia la possibilità della vendita nel piano delle nazioni, in modo che questo se avviene. Alcuni sono cifre abbastanza piccole che possono essere utilizzate velocemente, vogliamo cercare quelli d'altro, altrimenti se ne mettessimo qualcuno facciamo degli asfalti, facciamo degli interventi che a velocità di pochi mesi possono andare in porto. La parte più grande può essere calcolata, noi siamo anche fiduciosi, come avviene nel 2016, che c'è uno sblocco parziale di quello che abbiamo in cassa, che questo possa avvenire anche nel 2017 e nel 2018. Perciò appunto noi manteniamo la posizione dell'alienazione di questi beni, poi comunque nel tempo abbiamo tempo di ragionare e di vedere. Ecco, non abbiamo messe poste in uscite di bilancio particolare su opere particolari. Abbiamo usato queste poste, sono solo sulle ipotesi dal punto di vista della normalizzazione che noi pensiamo di incassare. Sulle alienazioni le abbiamo tenute in una posta, diciamo, riservata, in modo che poi si possono, se li vendiamo, si possono usare. Ecco, e c'è anche la possibilità di delineare il momento delle vendite. Tanto quelli che c'è un'azienda a fare, noi abbiamo due possibilità che poi potremo vedere successivamente, perché potremo a conoscenza del Consiglio con due operazioni urbanistiche che potrebbero in quelle operazioni urbanistiche realizzarle da questo punto di vista, e potremo anche averli a tempi non molto lunghi, poi magari si realizzano nel 2016, si vendono all'inizio del 2017 o verso la fine del 2016, incassando il 2017, potendo avere un anno di tempo per utilizzare i finanziamenti. Io credo che sia opportuno avere la possibilità di avere dei soldi comunque che entrino. Quando abbiamo fatto le altre nazioni, le abbiamo utilizzate tutte le altre nazioni, quelle che abbiamo potuto fare nell'ambito del Giro Giardino. Non ci ha dato una lira, diciamo, un avanzo dell'amministrazione. Scusate, altri interventi? Nessuno? Posso andare alla votazione? Allora, chi approva alzi la mano. Chi si astiene? 2. Chi vota contro? 2. Immediata esecutività, chi approva? Chi si astiene? Chi vota contro? Programmazione triennale 2016-2017-2018, di lavori. Programmazione triennale sarà dei lavori pubblici, perché qui non ce l'hanno scritto, ma credo che sia così, no? E nel cartellino è sbagliata. Vabbè. Dentro c'è scritto che vale quello che c'è nella proposta di deliberazione.
Approvazione schema di programma anni 2016, 17 e 18. Sì, questo strumento che è un'obbligatorietà di legge, negli anni si è sempre più depauperato della sua funzione, perché con le difficoltà degli enti di poter investire, perché qui parliamo di investimenti che vanno oltre i 100.000 euro, quelli sotto i 100.000 euro non vengono indicati in questo tipo di piano. Lo possiamo vedere se uno andasse a fare un po' una visione retroattiva di questo tipo di deliberazione, vedrebbe che 5-6 anni fa veniva investito dal Comune di Celle una cifra considerevole, eravamo sugli 800.000 euro, sono ancora prima, con cifre ancora più grandi. Oggi invece ci troviamo nelle condizioni in cui dove la nostra capacità di muoverci, legata più che altro alle normative, alle regole a cui dobbiamo sottostare, ci porta un po' a una chiusura di questi spazi, anche perché dovendo, rispetto agli anni precedenti, iniziare un'opera e concluderla nell'anno stesso, diventa sempre più complicato per gli enti, visto le varie autorizzazioni che devono essere comunque riprese e che durano comunque tempi più lunghi rispetto a quelli che ci vengono consentiti dalla normativa. Pertanto abbiamo un solo punto in questo tipo di documento, che sono 152.000 euro legate al continuo mantenimento delle strutture scolastiche. Le nostre strutture scolastiche sono diciamo un po' una situazione completamente diversa rispetto a quelle degli altri comuni. Noi in questi anni abbiamo sempre investito nelle strutture scolastiche, perché le normative che hanno modificato nel tempo le varie strutture, o da un punto di vista dell'antincendio o rispetto ad altri strumenti che devono essere sempre messi in aggiornati nel tempo, noi andiamo anche qui a continuare la nostra opera di sicurezza nelle scuole, e quindi avremo questo investimento in quest'anno di 152.000 euro. Dispiace un po' dover comunque limitarsi in questo modo, però auspichiamo che nei prossimi anni si avrà un cambiamento della tendenza. Discussione aperta. Ci sono interventi? No, solo segnalare che forse sono refuso, ne ho preso atto. Si fa riferimento a una cosa che credo non sia corretta. Se c'è una copia ancora, non sarà proposta di deliberazione, prima pagina. È premesso? Preso anno. Ah. Non se lo vedo, e potrebbe essere il 2000. Preso anno che delibera quella lì? Sì, perché mi sembra che la 193 del 12 ottobre sia un'altra cosa. No, niente. Sarà non c'è. Un copia ancora. Va bene. Non c'è? Sì, qui c'è, ho preso un'altra, no, per sì, proposte di elevazione. Ho trovato il piano della relazione sbagliato. Ah, poi. Ah, okay. È un errore, sì, probabilmente sì, una delibera o un'altra. Diciamo, sì, 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 sì. Ha sì, un altro contenuto. Sì, 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 sì. Basta? Volevo solo dire un'informazione su questa. Noi nel frattempo, perché questo è previsto a finanziamento con gli oneri di urbanizzazione, avremo poi una modifica di questo piano pluriennale nel momento in cui sapremo quanti possiamo utilizzare di avanzo amministrazione, non possiamo decidere adesso prebilancio, c'è solo questo, poi quando avremo la cifra precisa, che credo che si tirerà sui 500.000 euro, lo dovremo rifare, perché avremo allora dopo il consuntivo la possibilità di rifarlo. Nello stesso tempo abbiamo concorso per essere finanziati con una legge, diciamo una norma della legge di stabilità, i 152.000 euro potrebbero essere finanziati oltre ulteriore extra patto, diciamo, con avanzo amministrazione, ma la risposta non l'abbiamo ancora avuto, perciò dato che noi sulle scuole medie vogliamo intervenire, noi adesso in questa fase mettiamo solo i nostri per poter intervenire. Nel caso chiaramente ce l'accetti, quell'intervento venga fatto con utilizzo di avanzo amministrazione, si libereranno risorse per 152.000 euro che dopo
il primo di maggio potremo mettere insieme le altre, infatti i piani delle opere pubbliche si possono rifare sempre, quello volevo dire come informazione, cioè proviamo anche a essere finanziati dentro l'avanzo amministrazione e fuori parte, però non lo sappiamo, perciò adesso come adesso noi finanziamo 150 milioni di euro con fondi nostri, che sono milioni di urbanizzazioni. Bene, se non c'è altre domande, io la metterei in votazione, chi approva alzi la mano, all'unanimità, chi si astiene, chi vota contro, chi approva le diverse esecutività, benissimo. Pratica numero 3, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016, determinazione aliquote soglie di esenzione. Prima di passare la parola all'assessore di Tributi Barlo, devo dire che in sala ci sono tutti i responsabili di servizio, in modo particolare sulle pratiche che seguono, il dottor Alipede e c'è anche il dottor Pellegrini che ci ha seguito dal punto di vista professionale, diciamo, la redazione di queste pratiche che nelle eventualità sono a nostra disposizione, come poi anche la ragioniera Anna Dolla che su tutto il resto anche tecnicamente in grado di darci delle spiegazioni eventuali se ci sono da chiedere, che noi queste non sempre in grado di dare. Assessore Barra. Buonasera. Il legislatore, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria per il 2016, con la legge di stabilità del 2015, numero 208, ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedevano aumenti delle aliquote e delle tariffe rispetto al 2015. E pertanto anche per il 2016 si è ritenuto opportuno confermare le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF stabilite nelle percentuali annue seguenti. Per i redditi da 0 a 15.000 euro, dello 0,65%. Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro, dello 0,70%. Per i redditi da 28.000 a 55.000, dello 0,75%. Per i redditi da 55.000 a 75.000, dello 0,775%. Per i redditi di oltre 75.000, dello 0,2%. Nel nostro comune inoltre resta confermata l'esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale per i soggetti che hanno un reddito imponibile anno inferiore a 15.000 euro, intendendo in tal modo che la soglia di esenzione non opera per i redditi imponibili superiori a tale cifra. Dall'applicazione di queste aliquote si prevede un gettito di 550.000 euro, un cambio da anni e il gettito del comune stesso. Rimane esattamente quello dello scorso anno. Quello dello scorso anno, sì. Aperta la discussione. Nessuna domanda, io passo allora alla votazione. Chi approva? Ah, scusa, no. Farò una dichiarazione di voto su questo. Sì, va bene. Cioè, noi come Cerimmo Vivento, su tutto quello che saranno le tariffe e queste aliquote, avremo una posizione contraria, perché riteniamo che la pressione fiscale su celle sia elevata e probabilmente dal nostro punto di vista anche ingiustificato, perciò noi ritenevamo che si poteva fare una rimodulazione sia su questo capitolo che sugli altri che ci proporrete nella seduta, perciò anche per gli altri rimane la nostra posizione motivata in questo senso. Va bene, altro nulla, chi approva alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Immediata esecutività, chi approva alzi la mano, chi vota contro a questo punto, pensi. Approvazione e modifica regolamento per l'applicazione di imposta municipale propria IMUB, sempre l'assessore Barlo. Sì. A seguito delle modifiche introdotte sempre dalla legge finanziaria di stabilità per il 2016, anche per quest'anno è necessario modificare i regolamenti IMUB e TASI per rendere compatibili e allineati con il livello produttivo di legislativo. Allo scopo di rendere comprensibile le modifiche al testo, abbiamo deciso di legare alla delibera una tabella comparativa del testo dell'articolo, della precedente formulazione, il testo contenente gli ornamenti e infine il regolamento aggiornato. Gli articoli interessati alle modifiche sono l'articolo 2, comma 3, lettera C, presupposto di imposta. La nuova normativa ha esteso l'esenzione dell'IMU, già prevista per l'unità immobiliare appartenente al cooperativo edilizia e a proprietà indivisa, principale, anche a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, derogando in questo caso al requisito della residenza anagrafica. L'articolo 3,8, definizione di fabbricato area fabbricabile e terreno agricolo.
S'abroga la lettera C, in quanto la norma dal 2016 non rende più possibile che i comuni stabiliscano autonomamente le casistiche per le quali si poteva concedere l'assimilazione alla prima casa degli immobili concessi in comodato. La norma statale stabilisce limiti senza possibilità di deroga. In sostanza, dall'anno 2016, per i casi di immobili concessi in comodato gratuito, parenti, linea retta e dello primo grado, opera solo una riduzione della base imponibile del 50%, come meglio vedremo la successiva modifica dell'articolo 5 bis. L'articolo 3, definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo. Sembra che il comma 16, diventato ormai superfluo a seguito della reintrodotta esenzione IMU per i terreni considerati montani, ubicati nei comuni inseriti nella circolare ministeriale numero 9 del 14 giugno, per il quale è il nostro. Lo stesso discorso vale per l'articolo 5, dopo occorre aggregare il comma 8, dove si parla di valore dei terreni agricoli. All'articolo 5 bis, intitolato riduzione della base imponibile, invece occorre inserire al comma 1 il punto 0A per la nuova riduzione del 50% sulla base imponibile stabilita dalla legge per i comodati d'uso concessi a parenti in linea retta entro il primo grado, che lo utilizzano come abitazione principale a condizione che non si tratti di abitazioni con categoria catastale A1 o A9, nel caso di uso cosiddetto, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nel comune di Cerenza. Il beneficio si applica inoltre anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso accomodato, possieda nel territorio comunale un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Vengono altresì specificate le modalità per dichiarare tali requisiti. Quindi è una norma molto restrittiva rispetto alla precedente. Inoltre viene inserito anche il comma 2 per la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili bloccati a canone concordato. Fino all'articolo 7 viene abrogato il comma 4, sempre in conseguenza della citata esenzione totale dei termini. Il testo del presente regolamento è stato sottoposto all'esame della commissione intersettoriale del 23 febbraio, come risulta dall'allegato verbale, e pertanto se ne propone l'applicazione. Qui praticamente noi dobbiamo recepire la legge nazionale, potremmo anche non adeguare il regolamento, perché comunque la legge ha più valore delle regole del regolamento, però in caso si dovesse consultare è meglio aggiornare. Bene. Questa è Marco. Sì, avevamo già fatto notare in commissione che all'articolo 5 viene abrogato il comma 8, però manca il comma 7. Se non refuso degli anni scorsi, quindi abrogando l'8 di fatto rimane il 6, che è sempre un 6. Ah, ok, non esiste il 6. C'era un motivo. Basta. Portavamo lì. Altre domande? Nessuna? Se avevate sentore, visto che questa riduzione, poi soprattutto per la TASI del gettito, doveva essere richiamata dallo Stato, no? Cioè il mancato introito per i comuni, volevo sapere un po' se avete sentore, se questo verrà oppure no. Personalmente no, spero soltanto che avvenga soprattutto nelle cifre, perché esatte. Voci no, dicono che mancano i soldi, è vero? Avete anche questa sensazione? Sinceramente non so rispondere a questa domanda, abbiamo speranza che il contributo ci venga dato, però... speriamo che chi viva sperando, no? Più di quello non possiamo fare, io non lo so se poi qualcun altro ha notizie più precise, no. Non abbiamo notizie, qualche voce circola, ma oggettivamente nella finanziaria c'è scritto che c'è un impegno sottoscritto in una legge che c'è la questione che a noi viene restituito l'intero ammontare, diciamo, della TASI. Questo è scritto in una legge, poi me ne fanno un'altra, cosa che è già successo, allora è diverso. Noi in questo momento crediamo che l'accordo ANCI, diciamo, che ha salutato con grande piacere questa cosa, e il governo venga mantenuto. Il mondo è bello perché vario, nella finanza. Magari lei che era più vicino come nella finanza locale. Che dirige queste cose? A lui non va bene. Io ho fatto la domanda a tutti. Non lo sapevo. Che chi fosse più vicino avesse qualche notizia. Faccio presente al consigliere capo che i bilanci si chiamano bilanci di previsione. Se fossero precisi, guai. La previsione è all'ennesima potenza. Ecco. O si fanno così o non si fanno. Va bene. Mettiamo in approvazione il regolamento che abbiamo visto che sono modifiche di legge nazionale che abbiamo visto anche in commissione intersettoriale. Parliamo dell'IMU in questo caso. Chi approva alzi la mano. All'unanimità.
l'immediata esecutività. Perfetto. Poi passiamo proprio all'imposta. A questo punto l'assessore Barro spasserà la strada conoscente. Per le ragioni meglio specificate in precedenza, anche la liquida dell'IMU non subirà un modificio, salvo la rettifica della declaratoria stabilita per l'anno 2015, laddove venivano assimilate alle prime case di immobili concessi in comodato ai parenti di una retta con disegno superiore a 15.000 euro. Infatti dal 2016 non è più possibile attivare tale assimilazione. La norma già prevede una riduzione del 50% sull'imponibile per i contribuenti che ne abbiano i requisiti. In relazione alla possibile riduzione del numero dei soggetti che potranno usufruire di tale nuova agevolazione, abbiamo deciso di lasciare invariata l'aliquota ridotta allo 0,76% per le casistiche appunto dei comodati in linea retta entro il primo grado e collaterale entro il secondo. Quindi per l'anno 2016 si porta all'approvazione la conferma sostanziale del quadro tarifario IMU invariato rispetto al 2015, che si può così riassumere. Essendo la prima casa esente, si conferma pertanto l'aliquota agevolata allo 0,3% per le abitazioni principali, limitatamente alle fattispecie residuali soggette, che sono quelle di categoria A1, l'abitazione tipo signorile, A8 le ville, A9 i castelli e i palazzi eminenti, nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente. Allo stesso modo, l'aliquota agevolata vale per le pertinenze, ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, C2 magazzini e cantine, C6 autorimesse, C7 posti auto, anche se iscritti al catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Continua a valere la detrazione per la prima casa fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta pari a €200. Si mantiene quindi l'aliquota dello 0,76 per le abitazioni locate, per quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate, nonché per quelle concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che abbiano acquisito la residenza, adibendola all'abitazione principale. Infine, per gli immobili diversi dalle abitazioni, per le abitazioni in della disposizione non locate, sarebbe la seconda casa, l'aliquota anche per il 2015 è pari allo 0,96%. Si propone inoltre a tutti gli effetti l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locale, ad esempio la casa di ricovero. Il gettito di questa è previsto in 4.347.000 euro, al netto dell'accordo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale stimato in 1.020.000 euro. Ci sono interventi? Ha fatto una dichiarazione, credo, per tutte. Vabbè, in questo caso non è l'applicazione della tariffa, in questo caso è il regolamento, no? No, siamo alla fine delle tariffe. Cominciamo a essere perplessi. Scusate, nel deliberato, nel primo paragrafo del deliberato, terzo dallo 0,76, ci sono all'ultimo pezzo possedute dai cittadini italiani non residenti sul territorio il solito aire, e poi manca alla fine non risultano locato date in comodato d'uso così come viene citato nel regolamento all'articolo 3,8. Nella delibera, nel pezzo deliberato. Sì. Ok. Va bene. Va bene, allora chi approva alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, l'immediata esecutività, chi vota contro. Quindi riconfermiamo la dichiarazione di voto in ogni pratica. Sì, per quanto le tariffe. Sì. Allora, a me ci sai se siamo regolamento TASI. Le modifiche introdotte dalla società per la responsabilità per l'anno 2016 devono essere recepite anche dal regolamento della TASI. Anche per questo regolamento, e con lo scopo di rendere più comprensibile le modifiche al testo, abbiamo deciso di allegare alla delibera una tabella comparativa delle accuse della precedente formulazione, quella contenente gli aggiornamenti e infine il regolamento aggiornato. Gli articoli interessati alle modifiche sono l'articolo 1, istituzione del tributo, dove si inserisce nel testo l'esclusione del tributo a decorrere dall'anno in corso per un'unità immobiliare destinata all'abitazione principale,
ad eccezione, come per l'IMU, di quelle classificate nella categoria A1, A2, A3. L'articolo 3, presupposto un positivo. Dal comma 1 viene inserita l'esclusione dell'attributo sempre dell'applicazione principale dei terreni agricoli. L'articolo 9, soggetti passivi, dove viene inserita al comma 2 la previsione dell'esenzione per il detentore dell'immobile, l'occupante. Qualora lo stesso la usi come prima casa e la conseguente indicazione in questo caso del dovuto pagamento limitato al solo possessore dell'immobile, o meglio declarare il debito reale, come previsto dal codice civile, nella percentuale residuale del 90%. Nell'anno 2015 l'occupante o meglio detentore come individuato in dalla legge, a prescindere dall'uso al quale destinava l'immobile, pagavano il tributo nella misura del 10%. Questo non è più previsto, ed è un caso in cui dovrebbero lo Stato darci un po'. Il titolo dell'articolo 11, detrazioni, viene sostituito con detrazioni e riduzioni, a seguito dell'introduzione, come per l'IMU, della riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a Camere concordato. Anche questo regolamento è passato in commissione intersettoriale, come precedente, di precedente sono, dobbiamo per forza recepire questa legge. Ci sono interventi in merito? Nessuno. Allora, votiamo sul regolamento. Chi approva alzi la mano, con unanimità. Chi approva l'immediata esecutività alzi la mano. E poi abbiamo la TASI. Le determinazioni della conferma della tariffa. La legge di stabilità per il 2016 ha esentato la prima casa dal pagamento della TASI, salvo le case ritenute di lusso. Anche in questo caso comunque le aliquote rimangono variate. È stata confermata l'aliquota dello 0,15% riferita alla prima casa e solo per i casi di immobili accatastati a 1 o 2 anni. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso bloccati, è prevista dalla legge la facoltà del Comune di stabilire una aliquota massima fino al 0,25% o di diminuzione fino alla 0,25%. Noi abbiamo deciso di parificarla alle altre aliquote nella misura 0,15, come gli scorsi anni. Qui abbiamo le altre tariffe e percentuali dei fabbricati lavorati di uso strumentale, lo 0,10%, sono piuttosto non tutti, ma quelli che condotti da un coltivatore, non da un erbista. Poi la seconda casa che ha mantenuto lo 0,15%. Il gettito previsto è di 1.550.000 euro, che è inferiore al 2015 in ragione della prevista esenzione sulle prime case. In merito al sistema dello Stato è previsto un rimborso ai comuni per il mancato gettito. Si prevede sia dai superiori 300.000 euro, 300.000 e 400.000 euro. Ci siamo sbilanciati. Che interventi? Sì, allora qui vengono destinati di questi 1.150.000 euro, 291.000 per sicurezza e 378.000 per viabilità. Esatto, sono le cifre più grosse, tra i 192.000 per ambiente. E potete darci un'idea? Vanno distribuiti nei vari capitoli di spesa corrente, non sono progetti specifici. Okay. Nel bilancio poi sono le poste dei capitoli che gli uffici usano, per esempio l'ambiente significa il ragionamento della spesa corrente sull'ambiente, questa è spesa corrente, non è una spesa legata a progetti particolari. La legge prevedeva dall'inizio che va destinata in spesa corrente l'entrata della TASI e si doveva dire in quali capitoli e vanno a essere finanziati quei capitoli. Con l'IMU per altre cose finanziamo altri capitoli, magari non sono nemmeno tutti i capitoli, infatti sono specificati, per esempio il personale si capisce, sicurezza, si pagano dei vigili, 50.000 euro per acquisti beni e servizi, 1.950.000 affitti eccetera eccetera, così nelle altre, no? Sono però poi distribuiti in tanti capitoli di quei settori, di cui l'ANA controlla che ci sia la congruenza tra la macro decisione e i capitoli di riferimento. Nessun'altra domanda? Bene, possiamo approvare. Chi approva alzi la mano, chi vota contro, chi credo. Chi approva alzi la mano, veniente esecutività, chi vota contro.
siamo alla pratica numero 8, tassa sui rifiuti tari. Ecco, approfitto per dire che sono presenti in sala sia il presidente della SATE sia il direttore della SATE, l'ingegner Poggio, l'ingegner Prato, il dottor Po e ragionier Poggio. Credo che a loro comunque vada un ringraziamento per il grosso lavoro che hanno fatto nel 2015 per la raccolta porta a porta, che non è stato un lavoro da poco, principalmente per tutta la fase iniziale, che ha portato dei risultati molto importanti dal punto di vista delle percentuali di raggiungimento, e che sono una società pubblica, completo capitale pubblico, che gestisce, diciamo, adesso ulteriormente nel 2016 ancora una parte più grande per quanto riguarda tutto questo. Io faccio una relazione unica per le due pratiche, questa del piano finanziario della TARI e quella dopo, che poi sono la aliquote TARI e TARI, che mi sembrano molto collegate. Il 2016 sarà l'anno in cui la raccolta porta a porta verrà estesa per tutto l'arco dell'anno. Ricordiamoci infatti che nel 2015 siamo partiti a metà aprile e che prima esisteva il tradizionale sistema molto meno oneroso del porta a porta. Però ciò si poteva anche ipotizzare nel 2016 che le tariffe potevano avere un tocco in aumento, invece questo non avverrà, anzi vi sarà una piccola riduzione. E questo infatti è dovuto a una gestione in house che rispetto ai contratti di appalto dove la cifra rimane invariata, lì è stato possibile, anche l'abbiamo votata l'anno scorso perché c'erano le clausole che lo permettevano, fare dei ragionamenti sia per ulteriori assestamenti del sistema, sia in base al risultato del 2015, cioè avevano proiezioni di costi e tariffe positive. Infatti non solo non scontiamo i 3,5 mesi di passaggio dal sistema tradizionale al porta a porta, più oneroso e di parecchio, perché è una media di 30.000 euro a mese, diciamo, maggiore rispetto al sistema tradizionale, ma anche implementando il servizio, una nuova spazzatrice elettrica che ci è sembrata utile avere per le zone centrali, un nuovo piccolo ecoshell in piano con lavaggio per 10 volte nel periodo estivo dei conduttori nelle aree centrali, abbiamo una riduzione, seppur minima, del 2%. Questo è dovuto ai risultati eccedenti nella differenziata nei mesi da maggio a dicembre, ove superiamo solo per quel periodo lì il 78% di raccolta e un dato annuale che nessuno di noi poteva credere partendo ad avere il 3,5 mesi di vecchia gestione, che ci porta al 66%, perciò ulteriormente oltre quello che è previsto attualmente dalla norma, diciamo, di tutte le norme nazionali e regionali che sono venute fuori. E perciò dal mese di giugno, ahimè, perché poi i dati la regione dà a metà circa anno, li valida a metà circa anno, ed è un dato anche diverso adesso con la nuova legge, perché non parla solo del dato che riguarda la differenziata, ma parla di un ciclo che è un altro tipo di dato. Probabilmente non pagherà più la SATE, la tassa, diciamo, l'ecotassa, probabilmente da metà anno poi, perché prima il dato certificato, l'anno dopo si sconta ancora metà anno di pagamento. Attualmente si continua, per esempio, al versamento, diciamo, parte di SATE di pagare l'ecotassa. Beh, vi è da sottolineare che il minor aggravio dei costi ulteriori di scarica dovuta alla regionale è importante, perché guardate che come la legge in modo particolare è collegata ambientale, se non avessimo fatto la scelta del porta a porta, il costo di scarica sarebbe diventato molto alto, perciò avremmo dovuto subire gli aumenti che un po' l'anno scorso stati subiti dai cittadini e dagli imprenditori, e senza avere il risultato di essere ulteriormente penalizzati dalla legge regionale, che fa una doppia penalizzazione. Molti comuni infatti hanno fatto proteste contro la legge regionale. Io sono stato uno che all'interno mi faccio parte, purtroppo da questa istituzione rappresenta il sindaco della provincia di Savona all'interno della commissione delle autonomie locali, è stato uno di quelli che invece ha votato a favore di questa legge insieme ad altri, che in maggioranza, perché riteniamo comunque anche la legge regionale serviva per spingere a fare, diciamo, la differenziata, perché se non c'erano ulteriori penalizzazioni, difficile a fare.
Nel 2016 inoltre si potrà determinare un scenario nuovo e diverso in quanto i comuni, tra i comuni gestiti da SAT, daranno un avvio al porta a porta. È partito il comune di, poi i signori da SAT sono qui, il comune di Isola Mare è partito, a breve Varazze, anche Vado, si sta preparando a partire, perciò questo potrà avere un ragionamento di un ulteriore mole di materiale, diciamo, da mettere sul mercato, e quando si ha il mole di materiale, anche stesso umido, dove si paga, per poterlo portare, se ne hai tanto, riesci a spuntare dei prezzi che sono molto, diciamo, inferiori a quelli quando ne hai poco, e comunque c'è un costo, diciamo, anche di trasporto maggiore, no? Entrerà in funzione il biodigestore di Cairo, non si sa se questo porterà per noi un vantaggio, perché potrebbe portarlo per i savonesi, come potrebbe non portarlo, quello è un biodigestore privato e SAT so che sta facendo una gara, diciamo, vedendo i prezzi di quello che, dove, qual è il prezzo dell'umido e qual è il prezzo del trasporto, e a sommando gli danno una cifra X, se Cairo fa un prezzo tale che la combinazione va bene, si porta lì. Se come sembra ci sono delle grosse, diciamo, concorrenze, sia di Alessandria che della zona di Cuneo, può darsi che convenga portarlo a Cuneo e Alessandria, perché costa meno che portarlo a Cairo con un prezzo superiore. L'impressione che io ho è che Cairo possa essere, diciamo, molto, molto vantaggioso per i genovesi, e non si sa se è vantaggioso per noi, perché noi siamo abbastanza vicini, diciamo, agli altri punti dove si può portare l'umido, e si stanno facendo una grande battaglia di prezzi per poter prendere, ognuno vorrebbe prendersi, principalmente una società che si sta estendendo sul territorio dove la produzione dell'umido aumenta. Questo è un vantaggio che si potrà poi ribaltare sulle tariffe, in modo particolare dal 2017. Come SAT ha anche, diciamo, un programma industriale molto interessante che si sta muovendo per avere una sede in proprietà, e insieme alla sede in proprietà con un annesso centro di cernita di prodotti, in modo particolare la plastica, che impedisca l'attuale situazione, che è quella comunque di essere soggetti all'unico attore che fa questo tipo di lavoro e doverlo pagare e non guadagnarci relativamente poco. Perciò c'è un movimento di mercato, in modo particolare sulla parte, diciamo, che si può andare, diciamo, a recuperare, che può portare nel 2016 un lavoro che complessivamente ci potrà portare per il 2017 un ulteriore ragionamento importante sulle tariffe. Credo che questo è un buon lavoro che SAT sta facendo a celle per quanto riguarda, diciamo, il porta a porta, ma SAT sta diventando una grande realtà territoriale con l'adesione del Comune di Varazze al servizio SAT, e credo prossimamente anche con l'adesione di altri comuni, sia del Levante sia della Val Formida, in modo di creare un pacchetto, diciamo, di ragionamento molto interessante. Faccio anche una proposta, la dico al consigliere, se sono d'accordo, in un prossimo consiglio comunale mi piacerebbe far venire, stasera l'ho fatti venire anche per fargli un ringraziamento, diciamo, del lavoro che hanno fatto, e perché se ci vogliono qualche chiarimento loro sono disponibili, ma uno dei prossimi consigli comunali potremmo fare un consiglio comunale dove il primo punto mettiamo un incontro del consiglio comunale con la nostra società partecipata, in modo che con ecco anche le cose che dicevo io dal punto di vista dei piani industriali. Noi abbiamo votato in provincia un bacino, diciamo, dei rifiuti che comprende tutto Levante, la Val Formida e Finale, un altro comune che è interessato a vedere SAT, oltre che comune di Cairo, il comune di Aldissola Superiore, un altro comune grande che guarda verso SAT e Finale, perciò si potrebbe determinare davvero un bacino dove una società pubblica come SAT, che lo voglio ribadire ancora una volta, è stata gestita molto bene da una società pubblica in attivo, perché ci sono le società pubbliche che non funzionano, come ci sono i privati che non funzionano, però ci sono anche le società ben gestite che sono in attivo, come SAT, che è in grado di comprare senza poca fatica, deve trovare un posto, una nuova sede, e anche per quanto riguarda, diciamo, questa possibilità di cernire in modo particolare la plastica per metterla sul mercato. Poi voi capite che poi ingegnere e direttore sono qui, anche la produzione
maggiore di carte, questo può portare a delle filiere che non sono nemmeno più quelle nazionali. A Cuneo, per esempio, l'hanno molto, perché ci siamo stati insieme all'ingegnere Alco l'anno scorso, loro vendono addirittura le cartiere, cioè non saltano addirittura i consorzi nazionali. È chiaro che tu devi avere una produzione tale che e comunque sta diventando una società che produce, che può nel prossimo anno, il 2017, dove partono tutti questi attori, credo anche Quigliani, eccetera, eccetera, e che può oltretutto interferire sul territorio anche con Aghisola Mare, Cairo, che sono altri produttori molto alti, diciamo differenziati, per mettersi sul mercato, che potrebbe portarci dei buoni risultati di ulteriori abbassamenti tariffari, in modo particolare tra il 2017 e il 2018. Io devo fare anche questa proposta perché credo che sia bello che il Consiglio Comunale possa interloquire con la nostra società, con i propri attori, su un tema così interessante che è quello dei rifiuti, anche parlando con loro in questa sede del progetto industriale che ha presentato i soci, che sta, diciamo, man mano macinando e che potrebbe portare davvero a dei risultati, diciamo, importanti dal punto di vista diciamo futuro, anche dal punto di vista del lavoro. Tanto si è creato anche dei posti di lavoro in tutta questa nuova vicenda. È chiaro che Satia sta omogeneizzando il ragionamento, in modo particolare l'abbassamento di tariffe dovuto a un lavoro che è stato fatto in modo reale su una razionalizzazione di servizi che comincia anche a operare tra diversi comuni molto vicini che fanno lo stesso, diciamo, il lavoro. Diciamo che Aghisola Mare è partito con un sistema non molto vicino al nostro da questo punto di vista, e Vado, che voleva fare una cosa di prossimità, ha deciso comunque per far porta a porta vedendo il suo sistema, tanto per essere chiaro. Perciò devo dire che con l'EcoStop, in modo particolare alcune altre operazioni, siamo stati un po', ce lo prendiamo con un po' di soddisfazione, siamo stati un po' quelli che hanno fatto vedere un po' come può funzionare. Mi sembra, non tutto sarà bellissimo nemmeno a noi, mi sembra che però anche gli altri comuni hanno seguito forti il stesso tipo di sistema. È una zona che sta partendo tutta, non parte anche un altro comune, questo è Conata, che è Stella, perché man mano mi sembra che tutti i comuni, diciamo, di questo comprensorio si stanno muovendo. E questo è un po' il ragionamento per quanto riguarda il piano finanziario del 2016, che è meno di quello dell'anno scorso chiaramente, e quello, diciamo, poi delle tariffe che diminuiscono del 2%, non sono esattamente il 2% per tutti gli attori della tariffa, perché è impossibile calcolare tutte le possibilità di incroci, diciamo, da questo punto di vista. Nella realtà è un 3% per l'attività imprenditoriale, perché loro non hanno la parte variabile, perché mentre la parte applicando non il sistema puntuale ma il sistema normalizzato, mentre nelle case, nelle abitazioni c'è una parte variabile e una parte fissa. La parte variabile, la superficie e la parte fissa sono gli occupati. Nelle attività imprenditoriali non esiste la parte variabile, c'è solo la parte fissa che riguarda. Loro c'è una diminuzione del 3% netto secco su tutte le varie casistiche, mentre sulle case oscilla tra un 3 e un 2 e in qualche caso l'1, perché poi ci saranno casi anche 4, ma però bisogna fare tutte le casistiche del mondo. Comunque è una piccola riduzione, diciamo, che attenuano, diciamo, sicuramente completamente, ci mancherebbe altro, l'aumento dello scorso anno, ma dà un segnale di riduzione di tariffe. Prego. Volevo chiedere innanzitutto un'informazione circa la situazione che si è verificata quest'estate con gli imprenditori e i commercianti per quanto riguarda l'isola. L'ho già detto, l'abbiamo riferito anche all'associazione commercianti nella parte, diciamo, del piano finanziario e nell'affidamento a SAT sono previsti 10 lavaggi di cassonetti tra giugno e settembre, chiaramente in modo di impedire che ci siano problemi alla scuola. Cioè, oltre che la pulizia dell'isola che si faceva normalmente, sono stati inseriti 10 lavaggi per impedire che lì
possono succedere. 10 lavaggi sono tanti, perché ha visto l'anno scorso che sono facendo sì, per evitare che si verifichi di nuovo. Partiamo da giugno, arriviamo a settembre, che faccia caldo, che non faccia caldo, sia quella di Piazza del Popolo, sia quella che si trova in località San Sebastiano. Grazie. Sì, assolutamente favorevole all'incontro con la società, cosa che tra l'altro abbiamo già chiesto. E una cosa, su questo piano finanziario secondo noi c'è qualcosa che manca, cioè i contratti che SATA ha con gli utilizzatori finali, quindi quelli con cui, a cui vende la plastica, a cui vende l'umido, eccetera, perché io qua ho il dato del costo di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita, però un 100.000 euro può risultare da 600.000 meno 500.000 o da 300.000 meno 200.000, quindi sarebbe stato molto utile avere qua anche quanto abbiamo incassato dalla vendita di ogni singolo materiale per poter valutare. Il dato lo possono dire loro, ma lo so complessivo. Noi l'anno scorso li abbiamo riconosciuto 119.000 euro, loro ne hanno speso 156.000, ci hanno rimesso praticamente lo scorso anno rispetto al conferimento di scarica con conferimento ai produttori, dato che oggi mi facevo da appoggio. Perché noi gli paghiamo una cifra secca di appalto, 119.000 era nella gara dell'anno scorso, loro, ma in me per loro, quest'anno nel 2015 hanno speso più di quanto hanno ricavato da noi, cioè dal punto di vista del riconoscimento, per le questioni che dicevo prima, perché è vero che è andato meno materiale in discarica ed è diminuito quel valore, ma è andato esponenzialmente aumentare il valore dell'umido, perché la quota più grossa che la differenziata dell'umido e il costo dell'umido ancora adesso è 120 euro se non erro, non mi sbaglio, a tonnellata da questo punto di vista, poco distante diciamo dal valore di discarica che è 126, mi sembra del genere, e la stessa plastica, per le ragioni che dicevo prima, non ha una grande resa, perciò nella realtà SATA ha rimesso da questo punto di vista. Non era previsto nemmeno nel contratto che abbiamo votato, che ha votato anche Futuro Oggi l'anno scorso, ecco, che loro dovessero portarci nel contratto di SATA quinquennale, che è stato votato lo scorso anno in Consiglio Comunale, prevedeva una cifra forfettaria dentro il contratto, di quella cifra lì non prevedeva che loro ci dessero poi tutto, cioè me lo sono fatto dare io per una mia, diciamo, come si dice, curiosità di capire come era andata, non è andata bene per loro, ecco, ci abbiamo guadagnato noi e quest'anno loro tenderanno a valorizzare di più il prodotto, eccetera, eccetera, per poter, diciamo, non sbagliare la cifra che rimane sempre quella, ecco, perché anche per 5 anni la cifra prevista per loro sono 119.000 euro, ecco, non è che gliene diamo di più, è un gioco di ragione. Fossimo come Alvissora, che ha fatto un appalto con una ditta non pubblica, e quelle tu gli dai quel tanto, se loro poi sono bravi, se lo portano a casa, se lo mettono in tasca, no? Oppure ci rimettono. In questo caso SATA ci ha rimesso perché veramente per 5 anni è una cifra fissa e deve fare tutto lo sforzo possibile e immaginabile per valorizzare il prodotto per non rimetterci. Sono stati una rimessa di circa 25-30.000 euro, ma ce l'hanno rimessi loro dentro il ragionamento, perché non è facile, perché abbiamo meccanismi, lo possono dire loro, se volete che lo facciamo dire, meccanismi molto blindati rispetto agli utenti su cui si può lavorare, sia per l'umido sia per la plastica. Poi, non so, state qui se vogliamo, possono dirlo tranquillamente, io direi che o presidente o direttore possono darci un'informazione, questa me la sono fatta dare io oggi per curiosità. E chiudiamo il consiglio in questo caso. Dunque, volevo segnalare nella ricerca che abbiamo fatto per cercare di dibattere questo punto, che andando a visionare due determine di affidamento in house a SAT S.p.A. del servizio per il 2015 e per il 2016, e sono nell'ordine la determina 109 del 17/4/2015 che riguarda il 2015 e la determina 627 del 31/12/2015 che riguarda il 2016, e ci ha confuso un po' l'idea
di leggere due cose un po' contrastanti. Può darsi che siano un refuso. Praticamente si dice, nei visto ad esempio della determina 627, leggo che il progetto riorganizzativo del servizio integrato, che prevede una spesa complessiva annua di euro 1.869.273,24 oltre IVA al 10%. È stato è compreso IVA, vuol dire c'è un errore. Dato che IVA, ecco, lo c'ho qui davanti. Sì, infatti più sotto dite che compreso. Compreso IVA. Nella determina 109. Nella determina 109. La determina IVA. Sì, sì, sì. Però sono stanziamenti, credo, no? Quindi... Sì, sì, ma prima della dispositivi. Nella determina 109 non si dice più che è IVA compresa. Allora, il 1.869, chiariamo subito, 1.869.273,24 è IVA compresa. Ecco, come era stata calcolata la determina del 109, cioè la porzione come veniva calcolata? Come la determina è stata calcolata in base al contratto di affidamento dello scorso anno. Sì, ma il parametro, cioè come viene corretto, dato che era parziale, l'offerta era sull'intero anno? Allora, l'offerta era per il primo anno di una cifra, per gli anni successivi era esattamente 1.869.273,24 per gli altri 4 anni. Cioè, quindi era una cifra, sì, che poi adesso diventa 1.921.840,59 perché si aggiunge la spazzatrice elettrica, si aggiunge lo sconto che loro poi ci fanno e si aggiunge la gestione dell'isola ecologica, che era già prevista nel contratto di appalto, che c'era scritto che quando finiva la gestione della Comet subentrava Satter, che è un altro elemento di omogenizzazione. Il tutto totale poi viene 1.921.840,59 per il 2016. Quindi la spazzatrice elettrica è stata aggiunta, sì, come costo che non c'era. Sarà aggiunta, è ripartita in più anni, sì, costa 12.000 euro all'anno, cioè 13,2, come ed è stato inserito, allora così ci chiariamo. Oltre alla partenza è 1.869.273 che era per tutti, ma qui è stata aggiunta la gestione dell'isola ecologica, che era già prevista nella gara dell'anno scorso per la parte dal 1 aprile, che sono 22.288,50, stessa cifra che si pagava con la ditta attuale, stessa parte. La ditta attuale finisce il 31 marzo, dal 1 aprile subentra a Sate in house. Poi ci sono 10.000 euro che sono la quota annuale per 5 anni dell'eco shell dei piani, i 3.500 euro, questi sono senza IVA, leggo con IVA perché sono la cifra vera che mi interessa, perché noi l'IVA la paghiamo, sono 24.517 dei piani della gestione dell'isola ecologica, 11.000 dei contenitori accesso controllato dei piani, 3.850 euro il 10 lavature dei cassonetti, 50.000 euro dello spazzamento dei piani, perché lo sapete, è andato in pensione il dipendente che noi utilizzavamo sino all'anno scorso, ottenendo marchio dei piani, e dall'inizio dell'anno è subentrata a Satter in affidamento anche per quella zona lì. Lì avevamo due affidamenti, avevamo due spese, una che riguardava il nostro dipendente, una che riguardava una cooperativa che complessivamente mi sembra che cubassero circa 63.000 euro. È stata affidata a Sate con i parametri dell'affidamento precedente, con i costi che erano previsti, per 50.000 euro e 13.200 euro, che significano una spazzatrice elettrica da utilizzare nella zona centrale, che qualcuno ha visto davanti al comune quando funzionava. Il tutto sarebbe venuto, diciamo, a questo punto 1.971.840,59. Sate ha fatto uno sconto per il buon funzionamento e per l'omogenizzazione di 50.000 euro, perciò alla fine il costo, diciamo,
dell'affidamento a Stato, che è una porzione poi della, del piano tarifario, è per il 2016 di 1.921.840,59. Questo è il quadro di quello che si è fatto, diciamo, per il 2016. Il costo della spazzatrice è partito in 5 anni. Il costo totale della spazzatrice è 102.000 euro, se non mi sbaglio. 102. Ok. Spazzatrice rete. Ecco. E anche l'EcoShell è diviso in 5 anni, che 60.000 euro ci viene in 5 anni. Per l'anno scorso questo non c'era. Sono dati che non riusciamo a reperire. Per quanto riguarda la diminuzione, cioè io guardando lo specchietto riassuntivo, riempiero a deliberare dopo. Sì, però mi serviva perché fa parte anche sì, di sì, questo, sì, ma mi serviva per capire. Per capire sempre. E riempiero dei costi di servizio, vedo che il totale del gettito quest'anno è 2.056.932. Quest'anno, a 16, sì. Mentre nella stessa, lo stesso prospetto nel 2015, che era legato alle tariffe della TARI del 2015, era 2.101.000. Sì, sono 45.000 euro più IVA, 50.000 euro. Ecco, però poi quando sono andato a vedere dov'è che si variava, vedo che i costi amministrativi passano da 127.000 euro a 81.000 euro. Sì. I costi amministrativi, io vi spiego, poi mi correggo, perché è veramente difficile raccapezzarsi, anche per molti dati è difficile reperirli. Quindi questi 81.000 euro, leggo, derivano da sono fatti dal comune di Celle Ligure, no? Come spesa, leggo bene? Bene. È compenso per riscossione ruoli TARSU, servizi amministrativi per tributi, postalizzazione e costi di riscossione, personale comunale preposto all'applicazione del tributo. Io non ho il dettaglio dei 127.000 che erano l'anno scorso. Io non c'ho, quelli, noi parliamo di quelli quest'anno. Sì, sì, ma mi lasci finire il ragionamento, poi mi spiegheranno. Quindi io vedo che sul totale del costo e quindi il gettito dell'anno scorso, eccetera, c'è una differenza di 46.000 euro più o meno, no? Che però deriverebbe, se interpreto bene, solo da una diminuzione dei costi del comune. Certo. Quindi la riduzione, perché si sono ridotti di 46.000 euro? La parte che metteva il comune come spese amministrativa. Ma le posso fare, dico solo una cosa, al costo di una persona completamente scaricata, che sono circa 40.000 euro, andate via da una parte e rientrate in SATE per il servizio dei piani, semplicissimo. Ecco, quindi c'è stata la diminuzione di una persona, sì, certo, all'interno dell'organizzazione. Sì, l'ho detto prima, Tonello Marca è andato in pensione già nel novembre 2015. Quindi questa parte è la parte che siamo riusciti a recuperare mantenendo questo servizio in casa o portandolo fuori? No, dandolo a SATE, l'ho detto prima, non mi state a sentire. Abbia pazienza. Io ho detto che lo ripete, a SATE è stata affidata la zona dei piani per 50.000 euro, dove prima operavano da una parte Ottonello Marco, da un'altra parte una cooperativa per un importo di 63.000 euro. Vuol dire che in questa operazione ci abbiamo recuperato 13.000 euro. L'operazione finanziaria, diciamo, di esternalizzare a SATE per omogeneità di lavoro questa parte del piano, e complessivo poi tra gli sconti SATE eccetera eccetera è diventato 50.000 euro, 45.000 euro più IVA come totale in meno rispetto alla tariffa. Quindi la mancanza di questo personaggio all'interno del comune vale 46.000 euro che sono stati tolti dalla spesa. Non sarà altro di 45.000 euro. Sono sicuramente il personale varrà 35.000 euro. Io adesso ho esatto lo stipendio, credo che oscilliamo tra i 35 e i 37.000 euro. La gran parte è quella della quota che si è spostata da un'altra parte. Ecco, perché, e devo dire
l'ho detto anche a Satya, che sono contenti che la sostituzione è andata benissimo, perché per la prima volta sabato io ho avuto i complimenti di cittadini per la tenuta in pulizia di un'area che erano tutti preoccupati, perché non essendoci più Ottonello Marco, che era il tradizionale turbino celese, sembrava che fosse risolvibile, no? Sì, 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 mi ricordo. E adesso nel piano di riduzione, nel piano NADUP, nel documento che c'è dopo, sì, viene prevista una riduzione di 3.000 quintali della spazzatura nel 2016 rispetto all'anno scorso. Quintali, eh? Quintali, non tonnellate. Quintali, 3.000 quintali, perché passa da 40.000 a 37.000, se non ricordo male. Ecco, questo... Sì, nel dubbio. Ecco, questo non, quindi non prevede che si possano avere benefici, perché c'è anche, oltre ad aumentare la qualità della differenziata, cioè la proporzione differenziata, c'è di solito, e questo lo dimostra, una riduzione della quantità del rifiuto, no? Quindi diminuzione di portare in discarica, che non so, l'umido, cioè c'è proprio un calo in generale. L'umido aumenta esponenzialmente, diminuisce la, il residuo secco, aumenta l'umido. No, la totale, io parlo del totale dei rifiuti, almeno sì, tutti quelli che fanno la differenziata, leggere qualche anno, arrivano a valori di spazzatura, di rumenta, decisamente più bassi, nel totale, no? Quindi se c'è da movimentare meno roba, si presumerebbe che dovrebbe costare anche meno servizio. Nel nostro caso non è. Ecco, qui mi riallaccio un po' al discorso che facevo prima con il responsabile di San. Ecco. E dato che poi tutto questo, con il contratto che è stato fatto con SAT, che prevede 4 anni di questa situazione, quindi questo si ripeterà anche negli anni prossimi, a meno che non scattino degli abbuoni che sono previsti nel contratto. C'è scritto che se succede, chiaramente no. Allora, visto che questa è una società pubblica che è proprietaria nostra, abbiamo fatto una clausola che non esiste nessuna gara di privati. Se avessimo fatto la gara di privati, tu li dai per 5 anni. Lo hanno fatto la gara, stabilito una cifra, e quelli che hanno partecipato se la prendono per 5 anni. Che poi loro ci guadagnano di più o di meno, perché valorizzino più il prodotto, perché ci sia meno spazzatura, no. Noi abbiamo una società pubblica dove, fortuna, alla fine dell'anno ci sediamo e vediamo dei risultati, come in questo caso dove c'è stato questo vantaggio di 50.000. poi noi abbiamo usato una parte totale del vantaggio. Se non avessimo messo la spazzatrice, se non avessimo messo la pulizia dei cassonetti, se non avessimo messo le coscelle e i piani, che sono anche un problema estetico, da questo punto avremmo avuto altri 50.000 euro in mano. Cioè voleva dire che la diminuzione è diventata di 100.000. Oltretutto tenete conto che noi nel 2016 abbiamo 3,5 mesi dove c'è circa un 30.000 euro al mese in più di costi, perché fai porta a porta invece che fare il sistema normale. Il sistema normale costava molto meno. Perciò vuol dire che complessivamente il ragionamento con la società e complessivamente la tariffa è stato un buon risultato dal punto di vista economico, perché noi siamo partiti il 13 aprile, non siamo partiti il primo di gennaio. Da questo punto di vista il costo maggiore, l'anno scorso abbiamo visto cosa vuol dire, no? Abbiamo perciò contenuto sia nel ragionamento occidentale, che ci hanno dato un buon risultato, sia il ragionamento complessivo dei costi, diciamo tutto quello che è possibile, dando però anche facendo alcune modifiche di servizio, tipo la spazzatrice, tipo i lavaggi, tipo le cose che l'anno scorso abbiamo avuto dei patimenti, no, da questo punto di vista. Poi se con la spazzatrice funziona così bene che riesce a omogeneizzare ancora meglio il personale, questo significa che noi ci sediamo di nuovo lì a fine del 2016 e riproiettiamo il ragionamento positivo nel 2017. Questo avviene solo se c'è una società in house, se c'hai un altro. Quindi se ci fosse... E poi parliamoci chiaro, se fosse un'altra società, metteva i bidoni lì e col cavolo ti rispostava, come fanno in certe società a tempo, mettendo il cliente, mi dici dove vanno, se per caso ti accorgi che non funzionano,
mi paghi perché ti risposto, sai, non ci ho mai detto una parola di questo genere. Anzi, quindi, se ci fosse una riduzione ulteriore di quantitativi anche negli anni successivi, che siamo non è sempre prevista, lei ritiene sempre che ci sarà una diminuzione del costo, cioè non sarà più 1,8 milioni? Potrebbe essere meno, adesso potrebbe o può non succedere? Non siamo certi, perché i dati bisogna poi averli in mano. Ma io faccio un'ipotesi, cioè, allora, non dico che sarà così, però dico se si riducesse, visto che non è prevista nel contratto, perché c'è una riduzione a 37.000, mi sembra più. No, il contratto, se leggete bene, l'ultima parte dice che ci vediamo proprio ogni anno, perché ci potrebbe, c'è un articolo dell'affidamento a Sati, c'è un articolo, l'ultimo, il penultimo, dice a ogni mese, a gennaio 2016, no, le paghe, se ci fosse, per esempio, se c'è l'abolizione dell'ecotassa, per l'anno dopo li trattiamo perché c'è un'abolizione, apertura delle biodigestioni, riduzione della tariffa del recupero della frazione organica, potrebbe non esserci, perché potrebbe essere, no, potrebbe essere una riduzione degli alessandrini, per esempio, che vuol dire che trattiamo perché è diminuita. Apertura e sinergie industriali, quelle che dicevamo di Sate, messe atti all'ottimazione dei costi della filiera dei rifiuti, ulteriore valorizzazione del prodotto riciclato. Quando, se si verifica un importo di questo genere, noi li trattiamo. Quindi però non una diminuzione totale della quantità dei rifiuti non è prevista. Non è prevista perché non sappiamo quanto sia. No, sì, d'accordo, però se ci fosse una riduzione, non riesco a spiegarmi. Se riducesse la quantità del rifiuto, se cambia tanto per esempio, producono meno o sì, sì, perché la differenziata tende a portare a una riduzione in effetti poi del rifiuto totale, no? Totale dei rifiuti. Se ci fosse questo, è previsto un abbattimento dei costi? Questo, no? Quello che è previsto, l'ho letto che l'abbiamo votato. Quindi non è previsto. Non è previsto. A meno che Sate non accetti di un ragionamento. No? Vabbè, io lo noto, lo faccio presente, vi confermate che non è previsto, io ritengo che non sia una cosa furba. Però se è così, è così, lo prendiamo per atto. Volevo, scusa Caterina, ancora finire. Non è proprio, non è previsto, perché le sinergie industriali di Sate anche all'ottimazione dei costi della filiera. Ma quella è la filiera successiva, sì, ma è diverso. Potrebbe essere il ragionamento che stiamo facendo. Dimmi, scusa, facciamo un attimo il direttore di Sate un secondo solo, poi andiamo avanti. Buonasera. Ho chiesto se era prevista o se non era prevista. No, non è prevista. Questo mi soddisfa, diciamo. Mi dispiace, ma mi soddisfa. Va bene. Ecco. Volevo dire ancora una cosa, se riesco a raccogliermi dietro, che prima posso io volevo solo inserire un elemento, che noi siamo in un comune turistico e quindi la variazione che può essere dei consumi o la produzione dipende molto anche da chi viene da noi, quindi il flusso turistico e delle seconde case stabilisce degli apporti differenti che noi non possiamo calcolare. Se in un periodo di crisi le seconde case sono diciamo aperte, quindi noi abbiamo più persone che vengono da noi, è un elemento che dobbiamo tenere in considerazione. In altri momenti purtroppo non erano aperte le case, non c'era produzione di rifiuti. Questo è un elemento che fa molta differenza, perché noi aumentiamo di 4 volte il periodo turistico, quindi è un elemento che va tenuto in considerazione. Bene. Scusate, riprendo perché mi è ritornata alla mente. Ecco, ho un dubbio, perché ho letto da qualche parte, e adesso poi andrò a cercare una mail e lo faccio vedere, che il discorso dell'introito del rimborso del CONAI, che noi abbiamo trasferito senza quantificare a SAT, possa essere trattato in questo modo. Perché è assimilabile a un bene del comune, quello, perché va a remunerare una cosa che è del comune, la spazzatura. Trasferirla senza quantificarla, ho paura che ai fini della contabilità comunale non sia cosa corretta. Io la segnalo, vi chiedo di verificarla, perché ho letto di qualche sentenza in merito. Quindi forse vale la pena di approfondire, perché quello di fatto è un ulteriore costo del servizio,
perché sarebbero soldi che andrebbero comunque al comune, perché con me rimborsa al comune quella cifra in base alla quantità di imballaggi. Quindi trasferirla senza quantificarla ho paura che possa essere un problema. Lo sottopongo come elemento di riflessione e chiudo con un'ultima osservazione che si lega un po' a quella che aveva già fatto Anna, che è questa. Mentre per la soluzione per il raggio di Cassonetti in certe zone del paese è stato preso un provvedimento, il demandare ai cittadini il lavaggio dei propri cassonetti condominiali è un po' complicato, perché dove si caricano questi signori? Dove devono scaricare i reflui del lavaggio? Se li portano in casa, nella vasca da bagno, dove li mettono? Cioè è possibile che il comune dica al cittadino di lavateli, ma non sappiamo come fare? Questo è un problema che secondo me è grave, perché potrebbe andare a inquinare le acque bianche, come presumibilmente succede se qualcuno va a lavare. E dire a un cittadino, portati il cassonetto, però. Ma condominiale, non è, diciamo, non è una soluzione, perché è difficilmente praticabile. Vi chiedo anche su questo di fare una riflessione, perché è oggettivamente complicata questa cosa qua. E rischiamo veramente di spingere i cittadini a lavarli in una situazione che va contro le normative. Va bene, altro? Ma in teoria sì, i bidoni condominiali utilizzando i sacchetti dovrebbe bastare igienizzarli, cioè sì, da lavarli non dovrebbero avere residui per i sacchetti, in teoria. Sì. Quelli del lievito sì, cassoni grossi sì, ci sono porcherie sempre, perché i sacchetti sono leggeri, eh. Comunque c'è sempre dentro roba. Sì, vabbè, comunque io credo che quello sarebbe un servizio che avrebbe di nuovo un costo notevole, che graverebbe sulle ferite dei cittadini, perciò forse è meglio fare in modo che poi vada. Però non vorrei che fosse un chiudere gli occhi davanti al problema, perché noi dobbiamo dare una soluzione ai cittadini. Come faccio a lavare? Tu comune mi dici che lo devo lavare. Esistono delle società che ti lavano. A cui l'amministratore di condominio, cioè, avrebbero dovuto comunque fare il riferimento, secondo un riferimento. Quindi dovrebbero prendere una ditta che fa lavaggio dei bidoni. Ma costerà meno o più che andare in casa? Giustamente non devo fare. Certo, no? È ovvio. Costerà meno. Alcuni costerà meno. Fatto singolarmente dai vari condomini, o costerebbe meno se eventualmente venisse proposto come servizio integrativo, volontario, mettetelo come volete, fatto magari anche da SAT, non lo so, lo fai, ma per dare una obbligatoria, fare volontario. Ma assumere, ma noi non possiamo dire a una società, vieni quando uno ti chiama, stiamo dicendo delle cose che sono fuori da ogni logica imprenditoriale. Ma non so se è più fuori da ogni logica dire ai cittadini, arrangiati, lava, ti sto bidone in mezzo alla strada. La possibilità di fare, se ha dei lacci in acque nere, lo può fare tranquillamente, perché nei condomini a volte ci sono. Se no sì, ma abbia pazienza. E cosa sono qua? In casa il bidone? Dove sono gli adacci, i condominiali, acqua nera? Ma cosa sta dicendo? Ma si mette a lavare un bidone in mezzo alla strada? Mi sembra che grandi problemi da quando abbiamo cominciato. Ma questo non è vero, perché grandi problemi ci sono. Problemi non sono risolti. Sono voi. Allora, io se il consigliere ha conoscenza di comportamenti ambientalmente scorretti da parte dei cittadini privati o di amministratori di condominio, pregato di farne presente e di scrivere guardi che gli amministratori si devono occupare di dare i mezzi ai cittadini per fare le cose ben fatte. E se hai conoscenza di situazioni poco chiare, visto che sei a conoscenza, ti preghiamo di scrivere agli uffici e di fare presenti quali sono eventualmente gli amministratori o i condomini che non si comportano in maniera corretta. La mia risolvere una segnalazione che dice agli amministratori, quando voi dite ai cittadini di fare qualcosa dovete indicargli i mezzi, voi dite semplicemente scaricate questo problema sulle spalle dei cittadini che non, normalmente non hanno i mezzi obiettivi per farlo. Allora, questo problema riscontrato in tutti i comuni dove si fa raccolta differenziata viene affrontato in due modi.
Uno, quello che viene messo in tariffa ai cittadini, il lavaggio dei cassonetti, a tutti i cittadini, non quelli che abitano solo nei condomini, nel nostro caso, a tutti il lavaggio di questi cassonetti che sono esclusivamente dei condomini. In altri casi si dice, guarda caro cittadino, ti conviene che te lo lavi tu. Nelle riunioni fatte con gli amministratori di condominio che lavorano qui nel nostro comune, è emerso anche questo aspetto e noi li abbiamo indirizzati a trovare delle cooperative che svolgono questo tipo di servizio e a farsi fare delle offerte, perché sarebbe stato più vantaggioso per la loro situazione e anche più giusto nei confronti di tutti gli altri cittadini che non abitano nei condomini e che avrebbero dovuto pagare quel tipo di lavaggio che non era a loro competente. Anche perché SAT non gestisce direttamente il lavaggio dei cassonetti, perché SAT non ha tutte le strutture del mondo, socialmente sono ditte specializzate quelle che lavano i cassonetti. Se gli amministratori del condominio vogliono fare un accordo, queste ditte sicuramente gli costerebbe meno per il passaggio tramite la società che gestisce i rifiuti. È la stessa società che gestisce i rifiuti che svolge a terzi, diciamo, il lavoro di chi è specializzato di fare quei lavori, perché uno è specializzato in tutti. Questa è una soluzione, può essere una soluzione, non è una soluzione di arrangiarti. Però l'assessore di riferimento gli era detto che ci sono società private, operative che siano, che fanno quel lavoro specifico e che costano molto meno che transitare tramite un'altra società, perché poi lo sapete, ci sono oneri aggiuntivi. Perciò noi possiamo anche ridirlo da questo punto di vista, perché c'è delle ditte specializzate, chiaramente non vengono per un cassonetto, non so se mi sono spiegato, quello che volevo dire prima, non è che una ditta viene a Celle, cioè c'è un condominio solo che richiede di venire e gli altri si arrangiano, che viene se ha una quantità sufficiente di bidoni da lavare, se no non c'è un'economia di scala. Se sei andato a visti tutti i bidoni in rogio quando ero lì, c'è la Celle. Sì, ma non mi sembra che ci siano bidoni in particolare, io vedo che in gran parte credo che si rigestiscono in qualche modo, in modo positivo, che Va bene. Basta? Marco. Sì, sulla dichiarazione di voto noi ci asterremo, per come detto all'inizio, secondo noi ci sono i dati mancanti e che rendono non del tutto possibile valutare a pieno questo piano finanziario, quindi di conseguenza anche l'applicazione di poter avere in conseguenza del piano finanziario. Mi sembra che sia una linea come lo scorso anno, per il vostro gruppo, uguale, la rabbia stendita. Sulle che avevate portato a favore rapidamente è schermuto sul piano finanziario. Allora, pratica numero 8, che è l'approvazione del piano finanziario. Chi approva alzi la mano, chi si astiene 2, chi vota contro 2, immediata esecutività chi approva alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Non invertite il mano scorso. Speriamo di no. Pratica numero 9 è la determinazione tariffaria del 2016, chi approva alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, immediata seguita, chi vota a favore, chi si astiene, chi vota contro. Approvazione, nota di aggiornamento al documento unico programmazione 2016-2018. Il documento unico di programmazione è uno degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa ed è propedeutico per l'approvazione del bilancio di previsione. Scopo principale del DUP è quello di fornire le informazioni relative agli obiettivi strategici che l'amministrazione si pone compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Sono stati individuati i seguenti obiettivi: approvazione variante al DUP, protezione civile sicura, report fatture, approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 entro 15/3/2016, comunicazione istituzionale trasparente, stadio comunale Giuseppe Olmo stipula convenzione col Comune di Varazze per la gestione associata dello stadio comunale Giuseppe Olmo e avvio un nuovo progetto gestionale e utilizzo, riorganizzazione dei servizi sociali destinati ai cittadini minori, alle famiglie, agli anziani, ai disabili e fasce deboli, rendendo rispondente ai bisogni dei fruitori stessi, mantenimento della pressione fiscale e un quadro di revisione della tassazione locale, il mare risorse ambientali del progetto Pelago sembra un mare di lavoro, riqualificazione dell'ex colonia bergamasca e redazione di un piano di manutenzione sul patrimonio comunale
raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata. Questi sono gli obiettivi strategici definiti insieme ai responsabili, alle posizioni organizzative, ossia ai responsabili di servizio. Chiaramente il DUP è stato già approvato dalla Giunta, che lo porta questa sera in consiglio prima del bilancio. Coraggio Marco, non mi morire sul campo, sul campo. Ringraziamo la Sardegna. Per il resto muori subito, ma non ci dobbiamo fare in modo che noi ci infettiamo. Ci sono interventi su questa pratica? Io volevo chiedere una cosa. Pagina 20, parliamo di opere pubbliche in corso di realizzazione. E guardavo la funicolare, sempre la funicolare di Bottini. Allora, io avevo visto che c'erano 4 pagamenti di SAL, 4 stati di avanzamento lavori, quindi con le relative liquidazioni. E a me risultava 464.500 euro. Non riesco a capire il dato che viene riportato qua, 561.000 come realizzato, quindi stato avanzamento, che cosa corrisponde? C'è l'ingegnere qui presente. E figurano come stato avanzamento lavori, quindi non dovevo contemplare solamente le liquidazioni. Quindi siamo ancora lontani dalla fine dei lavori. Bene. Poi un'altra cosa volevo chiedere, perché questo mi incuriosiva molto. Allora, a pagina 33 parliamo della disponibilità e gestione delle risorse umane. E qua è una domanda che mi sorge quasi spontanea, perché quando parliamo di dotazione organica vedo sempre riportato nella programmazione 76 unità. Contro le 60 presenti. Sì, sono quelli della pianta organica. Della pianta organica. Però sarò un po' cattivella io. Abbiamo esternalizzato i servizi di affissione, dandogli alla promotura. La postalizzazione del tributo Tari l'abbiamo dato fuori. L'elaborazione degli stipendi li abbiamo dati fuori. Cioè io continuo a chiedermi, continuiamo ad avere bisogno di tutte queste persone, malgrado i servizi che diamo fuori? Attualmente la pianta organica, se non la modifichiamo, l'unica cosa che abbiamo dato fuori nella realtà sono gli stipendi, perché faccio notare che le affissioni sono state date all'esterno da almeno 25-30 anni e non al promotor, ma a decine di ditte prima del promotor. No, ma io dico l'ultimo cioè, caso. C'entra proprio niente certo. La citazione no. Lei ha fatto, perché prima era una ditta di Savona, nel codice affissione comunale. Non abbiamo mai gestito persone direttamente l'affissione comunale, cioè nemmeno quando facevo il sindaco della prima era. La postalizzazione dei tributi Tari? La postalizzazione dei tributi Tari penso che anche quella sia da anni che è fuori. Arriva no, non tanti anni. Almeno le determine. Prima era Equitalia, adesso certo. No, ma infatti nella determina si diceva che visto che diventava più economico farlo all'interno, tutto il servizio al posto di darlo ad Equitalia. La gestione del tributo si è stata fatta all'interno. Ok. La postalizzazione lo faceva Equitalia, adesso la fa un'altra ditta. Non l'abbiamo mai fatto. E abbiamo esternalizzato gli stipendi, questo è vero, per poter recuperare delle persone da mettere in posizioni strategiche, che una persona che è l'ufficio tributi, dove vanno dei problemi, visto che non solo bisogna dire le cose, ma le cose che sono cambiate. Non c'era la TASI, non c'era l'IMU, non c'era tutta una serie di tassazioni che locali una volta, era tutta finanza derivata, cioè arrivava dallo Stato, cioè arrivava la CIP. Adesso l'ufficio tributi, per esempio, è la gestione principale, il cuore pulsante del comune, abbiamo implementato quell'ufficio almeno con 2 unità, una abbiamo recuperata all'interno e una abbiamo presa dalla provincia, diciamo, in passaggio, perché noi abbiamo bisogno di quell'ufficio. Funzione al massimo anche per recuperare l'evasione eccetera eccetera, è diventato un ufficio che ho praticamente
tutte le entrate che veniamo a bilancio sono derivate da tassazioni comunali, cioè abbiamo praticamente, speriamo di avere i 500.000 dalla TASI, però tutto il resto sono tassazioni che gestiamo noi, e per gestire bisogna tenere gli stradali, bisogna tenere gli elenchi anagrafici, tutto quanto, per quello abbiamo fatto ragionamento di questo genere. Noi non, io non credo che ci servano tutti quelli 76 che sono stabiliti, anzi credo che tendenzialmente il futuro sarà ulteriore. Ulteriori esternalizzazioni, nulla vieta che poi si decida anche di... No, pensavo si variasse la programmazione anche in base poi alle normative e alle esigenze effettive valutate. Quello che succede non lo sappiamo mai da un mese all'altro, non da un anno all'altro. Ok. Bene, possiamo procedere. Allora, chi approva il documento di programmazione 2016-2018, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro. Immediata esecutività, chi vota contro. Siamo arrivati al bilancio di previsione 2016-2018 relativi alle carte. La scelta di anticipare l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 rispetto allo scorso anno e rispetto all'attuale scadenza di legge, che è il 31/3/2016, che verrà probabilmente prorogata al 30/4/2016 e non si sa anche dopo, è dettata da diversi motivi. In primo luogo, l'applicazione della regola relativa all'effettuazione delle spese in dodicesimi viene ridotta ai primi due mesi dell'anno, e ciò permette ai servizi di poter operare a pieno regime da domani. In secondo luogo, la legge di stabilità per il 2016 ha abrogato le regole finora applicate per il rispetto del patto di stabilità interno, introducendo un nuovo equilibrio calcolato come il saldo non negativo fra le entrate finali e spese finali di competenza. Questa nuova disposizione permetterà di applicare, una volta approvato il rendiconto 2015, cioè entro il 30 aprile 2016, una parte dell'avanzo amministrazione per far ciò necessario avere il bilancio approvato. Occorre però sottolineare che si tratta di un bilancio molto prudenziale, in quanto l'incertezza della normativa sulla fiscalità locale è presente anche quest'anno, e solo dopo la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dei dati del Fondo di Solidarietà Comunale, a cui sono strettamente connesse le previsioni di entrata IMU e TASI, potremo adottare opportuna variazione di bilancio per adeguare il nostro strumento di programmazione ai nuovi gettiti e alle relative trattenute. Il bilancio di previsione espone separatamente le entrate e le spese riferite a un orizzonte temporale triennale 2016-2018 ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento all'esercizio 2016 in termini di competenza finanziaria per esercizi successivi 2017-2018. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate a titolo di tipologie secondo le modalità individuate dal glossario del piano dei conti. Le spese del bilancio di previsione sono classificate in missioni e programmi, anch'esse secondo le modalità individuate dal glossario delle missioni e dei programmi. Il bilancio di previsione è un documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio, compreso nell'arco temporale considerato dal DUP, documento unico di programmazione, attraverso il quale gli organi di governo dell'ente nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo di programmazione definiscono la distribuzione di risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione. Le entrate per macro aggregati, le entrate previste nel 2016 ammontano a 8.643.350 per entrate tributarie, 135.895 per trasferimenti correnti, 930.500 per entrate extra tributarie, 1.461.800 per entrate in conto capitale, La spesa è complessivamente di 9.550.000, è destinata a 2.190.000 al personale, 259.000 imposte e tasse, 72.000 ammortamento mutui, 2.209.000 trasferimenti, 2.057.000 spese per aiuto a copertura della TARI, 418.000 sulle utenze. Di conseguente la scelta su cui può operare l'amministrazione comunale sulle altre spese si riduce a 2.385.000 euro. Per quanto riguarda gli investimenti sono previsti i seguenti interventi.
Interventi urgenti, messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione scuole secondarie primo grado, risorse 152.000 euro, manutenzione straordinaria passeggiata, paiolato dello chalet 46.000 euro, incarico per progettazione definitiva Rio Santa Brigida e completamento, progetto preliminare Rio Gaia 29.595 euro, interventi di difesa della costa per i pascimenti stagionali nel 11.545 euro, conferimento di capitale al consorzio per la depurazione delle acque di Savona SPA 39.851 euro, acquisti cartelli numerosi all'alta protezione civile 21.900, acquisto programma di controllo copertura assicurativa dei veicoli 8.000 euro, incarico di redazione piano verde pubblico e privato 9.760, aggiornamento piano di protezione civile 2.000 euro, rimborsi oneri di urbanizzazione con dono edilizio 15.000 euro, ripiano perdita CTS 5.300 euro. La spesa del personale prevista nel 2016, calcolata in base ai criteri stabiliti dalla legge 296-2006, integrata con la 133 del 2008 e tenuto conto dei vincoli predisposti dal decreto legge 78-2010, ammonta a 2.352.000 euro rispetto ai limiti di spesa in termini di media del triennio 2011-2013. Il bilancio di previsione è stato sottoposto all'esame del revisore unico dei conti che ha rilasciato parere favorevole. Apro la discussione. Chiaramente ce l'hanno, ci sono più piccoli corretti, pronti e disponibili. Sì, sì, sì. È un bilancio di previsione veramente complicato e la necessità, come ha già detto lei, signor Sindaco, di anticiparlo il prima possibile è dovuta a quella finestra temporale che ci permette di fare anche degli investimenti che richiedono dei tempi di attuazione lunghi probabilmente e speriamo lunghi, che lunghi nel senso c'è tutta la procedura per arrivare all'investimento richiede del tempo quindi era necessario brevi nel spendere nel spendere. Sì, l'espressione forse non era proprio corretta, però la sostanza che voglio segnalare, sottolineare era quella. Quindi speriamo che questo anticipare così il bilancio di previsione rispetto ai tempi previsti dalla legge oggi, dall'esposizione di oggi, possa veramente portare al conseguimento del raggiungimento di quell'obiettivo per cui è stato così anticipato. È chiaro che le variabili ad oggi su questo bilancio sono tantissime, perché non sappiamo i trasferimenti dello Stato bene, perché abbiamo questo pareggio di bilancio a 518.000 euro che non sappiamo come poterlo destinare. Ecco, questo richiederà, se già era necessario negli anni precedenti e noi l'abbiamo sempre sottolineato, chiederà un coordinamento, un controllo e uno sforzo su tutti i funzionari per tenere sotto controllo il tachimetro di questo comune, no? Cioè tra entrate, uscite, possibilità di investimenti, cioè qui richiederà uno sforzo ancora più importante forse del solito e forse così come suggerimento, come spesso facciamo, vedere se si possono realizzare ancora di più dei momenti di coordinamento rispetto a quelli ancora esistenti per tenere sotto controllo entrate e uscite, in modo da utilizzare al meglio una situazione che parte con delle difficoltà oggettive, perché così precoce, diciamo, rispetto, anche se non è tanto precoce nella logica, però quindi sarebbe opportuno a nostro avviso mettere in pista dei coordinamenti puntuali, forse mensili addirittura, e lo diamo come input, poi chiaramente chi governa ha un'altra cosa che pensavamo di poter suggerire è se si può, credo di sì, ma questo poi la signora Dola ci potrà essere di conforto, immaginare una rinegoziazione dei mutui, visto che non i conviene. Tassi di interesse quello dirà non conviene, quello dirà
l'abbiamo già ragionato, scusa anche ti. Va bene, se questo è così come idea, poi se la valutazione è diversa, se ci aiutate a capire. Grazie. Sì, io poi rispondere Anna sul secondo punto, non abbiamo nemmeno rinegoziati quando erano ancora più favorevoli da quel punto di vista, se no, e poi spiegherà lei il perché. Per quanto riguarda il primo punto, noi abbiamo benissimo la condizione, noi siamo il secondo comune della provincia di Savona che ha approvato il bilancio, dal comune di Finale, che non so come abbia fatto, l'ha approvato il 23 dicembre, come dice il secondo comune, non credo che il 23 dicembre avessero rilievo, qualche idea più chiara noi ce l'abbiamo da sicuro, però e abbiamo deciso, proprio perché tutta una serie di, per il buono e ottimo lavoro della ragioniera Anna Dolla, di avere gli elementi abbastanza consolidati per poter fare il bilancio, anche perché un'attesa lunghissima, saremmo andati probabilmente oltre il consuntivo, e andare oltre il consuntivo maggio-giugno per avere tutti gli elementi e rischiare di perdere le finestre che riguardavano la possibilità dell'utilizzo dell'avanzo e dell'amministrazione che si calcola se c'è il bilancio, ci sembrava una cosa completamente sbagliata. Diciamo, ci siamo presi una responsabilità, si è preso una grande responsabilità chi l'ha redatto, io credo che l'Anna l'abbia redatto e io sono assessore competente, sono quello che di più ha seguita con grandissima prudenza. Devo ringraziare i consiglieri e gli assessori delegati che li abbiamo sottoposti a stress e anche un po' di tagli rispetto all'iniziale ragionamento, proprio per preoccupazione che quella di trovarsi poi delle sorprese in corso d'opera, tanto per essere chiaro. Abbiamo infatti ragionato di fare, come dicevo nella mia relazione, un bilancio molto prudenziale, proprio perché non ci sfugga di mano, anche perché c'era un altro motivo molto pericoloso quest'anno, se, e io credo che abbiamo fatto bene comunque a farlo, che mentre negli scorsi anni c'era una finestra, addirittura un anno c'è stato fino a ottobre, di possibilità di modifica tariffaria, cioè dice, l'ho sbagliato il bilancio, le mie entrate erano troppo poche, tu hai possibilità di recuperare, diciamo, quest'anno è proibito. Perciò quest'anno bisogna stare attenti perché quella finestra lì non c'è più, da questo noi non l'abbiamo mai applicata, devo dire, il nostro comune è un comune che non ha mai applicato operazioni di questo genere e non ha mai applicato a nemmeno un euro di onere di urbanizzazione la spesa corrente, cosa che hanno fatto altri comuni che adesso si trovano in grande difficoltà da questo punto di vista. Perciò io devo dire che un'integerrima posizione della posizione organizzativa del settore, diciamo ragioneria, come quella dei tributi, come quella di tutti, ma io di chi fa il bilancio, ci ha sempre detto che queste cose non bisogna fare perché prima o poi le paghi. Perché se tu la applichi in spesa corrente un anno, tu dovresti pensare, non so, di far costruire tutti gli anni una quota di più per poter poi non chiudere i servizi. Allora è meglio non fare i servizi. Noi siamo un comune abbastanza fortunato, devo dire, dal punto di vista economico e molto sano. Io raccolgo ma ne abbiamo già parlato molto chiaro con le posizioni organizzative tutte e con la responsabile della storia ragioneria, e che noi dobbiamo monitorare ancora meglio negli scorsi anni il ragionamento sia nelle entrate sia nelle uscite, proprio perché non dico addirittura mensilmente ogni 15 giorni, cioè noi dobbiamo avere un quadro di cosa sta succedendo, proprio perché non ci sfugga di mano, perché noi abbiamo con grande responsabilità, devo dire, non solo così, tanto lo facciamo, fatto questo bilancio proprio in previsione finalmente poter utilizzare una quota notevole, io credo che alla fine sarà circa sul mezzo miliardo, di super fare delle opere dell'interesse dei cittadini, che tra l'altro anche lì noi dovevamo fare presto a fare il bilancio, perché dobbiamo fare presto a fare il consuntivo, approvarla più presto, perché poi una volta che abbiamo deciso di fare le opere dobbiamo poi fare davvero, perché bisogna pagarle, non avere l'esigibilità entro il 2016, perché noi non sappiamo qual è la norma che guiderà il 2017, perciò è ancora più complicato, diciamo, dell'anno scorso quando a fine anno c'è stata una finestra, ma non parlava di pagamenti, parlava di esigibilità, quindi bisogna pagare prima di avere delle sorprese l'anno dopo.
E perciò questo è un dato che assolutamente noi lo sappiamo, e c'è un grande consapevolezza, diciamo, di tutta la nostra struttura di un continuo monitoraggio sulle questioni, diciamo, del bilancio, ecco perché poi magari io me lo auguro, ci troviamo a metà anno che sono meno problematiche di quelle che dicevo, ma c'è sempre tempo, mi dico io fare, se ne arrivano più di fare la variazione di bilancio, tanto per essere chiaro, è meglio avere fatto un bilancio molto prudenziale e sperando che sia giusto da questo punto di vista, perché le norme degli enti locali non sono come quelle dei privati, cambiano a momenti, e semmai se c'è poi della disponibilità durante l'arco dell'anno, come c'è successo l'anno scorso, ve lo ricordate, 84.000 euro derivati di un rimborso IMU nel mese di novembre, non tanto per essere chiaro, però abbiamo trovato il modo di utilizzare giustamente nei confronti dei cittadini. Questo è l'impegno mio come sindaco, professore Bilancio, e di tutti i miei colleghi di giunta. Mezzo milione di euro, se non mezzo miliardo, 500.000, mezzo miliardo magari. Volevo dare l'Anna che ci ha parlato sui mutui, perché credo che l'avevamo già valutata questa. Sì, diciamo che è diversa la rinegoziazione dei mutui. Dall'approvazione, no? Chi approva alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Chi vuole l'astenimento? Chi approva l'esecutività alzi la mano. Che è contrario, uno dice sì, neanche a stenuto sul bilancio. Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dalla data di stipula della convenzione al 31/12/2020. Questo è bello, ma è così. Con atto consigliare del 16/11/2015 si era provveduto all'approvazione dello schema della convenzione per il servizio di tesoreria per il periodo 16/20. A seguito di indizione della gara venuta con atto del responsabile del servizio finanziario, nessun soggetto abilitato alla gestione del servizio ha presentato offerta e quindi la gara è andata deserta. Il Ministero dell'Interno ha verificato che recentemente diversi comuni hanno avuto la stessa difficoltà nell'affidare il servizio di tesoreria. Secondo un'analisi svolta dal Ministero, le condizioni di offerta non vengono considerate né remunerative dagli istituti di credito, che evidenziano l'aumento dei vincoli legislativi, maggiori costi legati alla necessità di adottare modalità gestionali sempre più sofisticate e rischi crescenti connessi, ad esempio, al mancato rimborso delle anticipazioni di tesoreria da parte degli enti che ne fanno ricorso. Per poter procedere a una nuova edizione di gara si è provveduto a modificare la precedente convenzione eliminando la previsione della concessionaria di una sponsorizzazione da parte del futuro tesoriere e inserendo, ahimè, un compenso per la gestione del servizio. Il compenso, in cui limite massimo verrà quantificato nella nuova determinata edizione di gara, sarà oggetto di offerte e al compenso più basso verranno assegnati punteggi maggiori. In soldoni vuol dire che le banche, se non gli diamo qualcosa, non ci fanno la tesoreria. Questo vuol dire, chiudendo il discorso, una volta si picchiava la tesoreria, adesso nessuno fa la cifra che noi metteremo, credo che indicheremo, non sarà una gran cifra, credo 5.000 euro, però cerchiamo almeno, perché poi se la tesoreria non sappiamo come fare, se non ce l'abbiamo, ci mette in grande difficoltà. Tutto lì. Solo un intervento di carattere un po' politico, ecco, dico, con tutti gli aiuti che stiamo dando alle banche, si poteva anche obbligare le banche a fare questo servizio, perché insomma mi sembra che dobbiamo ricorrere alle banche. Lo Stato, qualche suo amico, lo sta aiutando molto e ecco, potrebbero anche legiferare in questo senso. È chiaro che la nostra posizione sulla pratica sarà una posizione di astensione, ma solo intesa in questo senso, diciamo, è chiaro che è un'esigenza del comune, però qui viene a mancare proprio la parte dello Stato centrale. Altri interventi? Nessuno? Chi lo mette in votazione, chi approva alzi la mano, chi si astiene due, chi approva il metodo, no due, perché? No, loro due hanno votato. Ci astenuti due, due astenuti, e di nuovo uguale, guardate. Ultima pratica, assunzione delle determinazioni comunali in sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22/2015, modifica la legge 3/11/2009 numero 49, misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia per la riqualificazione del patrimonio urbanistico e il cosiddetto piano casa.
Prima di tutto, qualche giorno me l'ha chiesto, il piano casa entra in vigore comunque il giorno 8 marzo. Non è assolutamente sospeso, come qualche giorno scritto ha detto, e perciò se non c'è determinazione entra in forza la legge com'è. Poi l'eventuale giudizio di costituzionalità viene un centro successivo. Abbiamo visto che l'impugnativa, per esempio, del governo sulla questione idrica non si sa nemmeno ancora quando avverrà, perciò comunque dall'8 diciamo del mese di marzo il piano casa è vigente anche in quelle parti di territorio che non c'entriamo noi, che sono state impugnate da parte del governo, più che altro riguardo ai problemi dei parchi. Mi dispiace che non ci sia la geometra Mitra stasera, sarà di nuovo malata, devo giustificare perché era venuta dopo. Oggi è venuta. È venuta, no. Comunque me la cavo io senza la geometra Mitra. Noi l'unica proposta che portiamo di votare in Consiglio Comunale, visto il nostro territorio molto esiguo, visto che gran parte del territorio già nelle norme diciamo, di attuazione della legge e previsione che non si applica in piano casa, ma noi non si applica nel centro storico, non portiamo nessuna delibera che modifichi la possibilità di aprire, si poteva portare, non si applica in tutte le zone CE, tenete conto che le zone di CE sono sostanzialmente tutte le zone, gran parte delle zone, ad esempio dove c'è le colonie, gran parte della zona della Natta che è una CE, gran parte pecorile che è una CE, tutte queste zone per legge non si applica. Per quanto riguarda l'applicazione nelle altre zone del territorio, noi abbiamo avuto un'applicazione, noi seguiamo la stessa applicazione che è stata fatta nel piano, col piano casa precedente, cioè noi la permettiamo, non siamo contrari alla realizzazione del piano casa, anche perché noi siamo dei comuni dove ci sono stati fatti parecchi interventi col precedente piano casa, circa una sessantina, e abbiamo valutato che non hanno portato particolari problemi da questo punto di vista, per quasi tutti interventi, piccoli interventi sull'abitazione, dovuti anche al fatto, ce lo dico, che finché c'è una legislazione dell'urbanistica, quella dei PUC, che non si riesce mai ad arrivare a una conclusione di approvazione, perché a ogni momento viene chiesto un documento diverso, faccio un esempio così ci capiamo, noi siamo andati alla conferenza, dopo averlo approvato in Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, siamo andati prima della pubblicazione a una conferenza, diciamo, che era quella che gli uffici dovevano vedere le cartine del PUC, in quella riunione lì ci hanno chiesto ennesime cartografie, una perché il colore era troppo e lo volevano meno violento di quello che era, la seconda perché invece che essere agli 10.000 l'ha voluta al 5.000, oltre ad averci fatto spendere ulteriormente 3.000 euro in più per fare le stesse cartine, però forse le spediamo venerdì di questa settimana e poi finalmente pubblichiamo il punto. Nel punto sono previste gran parte delle cose del piano casa, perché sono previsti gli ampliamenti, di un 20%, eccetera, eccetera. Perciò finché oltretutto non si decide, io l'ho detto anche in sede diciamo di commissione autonomie locali, non si decide la regione di fare una legge davvero di snellimento dell'approvazione dei PUC, noi siamo in ballo dal 2012, senza inventarsi a spromacuto delle ulteriori richieste. Altro esempio, ve lo dico, la legge dei sottotetti che abbiamo approvato qui, interrotta per chiedere ulteriori cartine di specificazione, così al 40° giorno, del 60° giorno di possibilità, adesso dobbiamo fare tutta una serie di cartografie, eccetera, ritornare in Consiglio Comunale, fare provare, rifare scattare i termini, cioè non si finisce mai. Credo che i cittadini, tra l'altro, salutano con grande favore, devo dire, questi tipi di interventi, e fanno bene perché noi non riusciamo mai a avere uno strumento urbanistico che sia adeguato alle situazioni anche di evoluzione. I cittadini aspettano di farsi un pezzo di casa in più per sistemare i figli, aspettano di farci alcune cose, non le riescono mai a fare, e allora i piani casa diventano oggettivamente una soluzione, e lo sono stati in questi ultimi anni nel comune di Cerenzia, tanto per esempio. L'unica limitazione che noi apportiamo è quella del taglio minimo degli alloggi, lo sapete che se il piano casa non viene detto nulla, il taglio minimo degli alloggi è un taglio minimo che è quello della normativa nazionale, ossia 28, da 28 metri quadrati in su, noi pensiamo che ci sia opportuno un'omogenizzazione del taglio minimo dei nuovi alloggi che è uguale a quello del PUC, che in itinere è uguale a quello che abbiamo messo nei sottotetti, ossia
quello di 50 metri quadri di superficie agibile, che è la limitazione che noi portiamo da questo punto di vista. Qui si chiede di individuare le aree in cui non siano applicabili l'articolo 3 e 3 bis. Lo dice la legge. Esatto. Noi non le individuiamo con questa delibera. No, non le possiamo. Perché, ma la legge dice già che non si applica. Perché fa fede il piano regolatore che noi abbiamo. No, fa fede la legge, fa fede quello che dice la legge. La legge dice già dove non si possono applicare. Nelle zone C di conservazione non si possono applicare. E le zone qui di conservazione non sono del piano regolatore, sono del piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, cioè non le decidiamo noi. Perciò tutta la zona, per esempio, delle colonie, tutta la zona, io lo dico perché la so a memoria, tutta la zona della Natta al di là di via Postetta verso Varazze, compreso casa mia, tutta questa zona qui non si apre. Tutta la zona di Pecorile Centro non si applica perché è una zona di conservazione. Nel centro storico non si applica, noi potremmo dire che e nei centri storici frazionali non si applica, se non nelle case costruite, diciamo, abbiamo una delibera precedente che fa ancora fede. Cioè, perciò abbiamo tutta una serie di azioni dettate dalla legge. Cioè la legge stessa dice già dove non si applica. Cioè nella realtà, nel nostro territorio, che è molto stretto, si applica nelle zone, diciamo, vecchie zone agricole dove ci sono le abitazioni e non si applica chiaramente anche in quelle zone se la superficie dell'edificio supera più dei 1500 metri cubi, cioè c'è un limite anche dal punto di vista esatto, invece sopra non si applica. E nelle zone sature? Nelle zone sature, se all'interno delle zone sature ci fosse una casa che ha queste caratteristiche, la può, dopo si può applicare, come anche prima, la si poteva applicare sino adesso con le stesse caratteristiche, perché i due piani casa non è che hanno molte differenze. Differenze tra il piano casa che era precedente, che poi era stato prorogato, e il nuovo piano casa sono sostanzialmente solo su alcuni aspetti. Una riguarda tutta la questione che è stata contestata, diciamo. La seconda, che vengono considerati all'interno delle volumetrie anche i condoni, che prima non erano considerati. Cioè, nel piano casa precedente, la parte condonata, l'intera condono, non veniva, la legge lo eliminava. Questa legge lo inserisce, diciamo, che e noi non possiamo dire. Non possiamo dire i condoni non lo facciamo, tanto per essere chiaro, possiamo dire in tutta la zona lo facciamo, possiamo dire quello del condono non lo facciamo, e oltre di questo, diciamo, le modifiche sono non è che ce ne siano tantissime rispetto già al piano casa precedente, abbiamo visto una discreta buona applicazione del piano casa precedente, noi siamo solo esclusivamente per questo tipo di limitazione, anche perché sono gran parte del territorio già di per sé stesso, tenete conto che poi se sono in zone, piccole casette che sono in zona, meglio poi devono tenere 10 metri da finestre finestrate, dice la legge, ma questo lo potevano fare anche fino a ieri, da questo punto di vista col piano casa precedente. Non è che cambi molto. Diciamo un po' una dichiarazione di voto, una battuta iniziale, diciamo che il nostro sindaco ha suggerito a Totti la variante, quindi praticamente siete in perfetta sintonia, sì, noi diciamo su queste cose. E niente, noi voteremo contrari, come abbiamo votato contrari anche alla variante del PUC, proprio per gli stessi motivi, quindi tutto qui. La mia sintonia con Totti è stravagante, io non ho suggerito niente a Totti, gli ho parlato una volta. Lei approva quello che lei aveva già scritto, quella che ha scritto Totti nella legge del piano casa, vuol dire? Nella PUC. PUC. Certo che l'abbiamo scritto, perché l'ampliamento. Perché vabbè, ma era una battuta. Perché il Comune di Genova è venuto alla Commissione delle Autonomie Locali dicendo che è contrario al piano casa, poi io ho scoperto che, come dicevo, c'è un piano regolatore dove lui prevede il 30% di ampliamenti, ve l'ho approvato. Io credo che se ne fregava del piano. I cittadini di Genova hanno più vantaggio a applicare il PUC rispetto al piano casa, no? Cioè, se mi tira il servizio sindaco mi prendeva in giro, no? Noi abbiamo un piano, purtroppo un PUC incessato. Prego, Marco. Niente. Sì, non sono contrario perché in linea con bene, allora chi approva alzi la mano. Professore.
corso. Chi è contrario? L'immediata esecutività, alzi la mano, chi è contrario? Siamo a posto, vi ringraziamo e buonasera.